Griezmann, Saul a raccogliere, il recupero è praticamente finito, vediamo se fa giocare. No, non fa giocare, chiude la prima parte dell'ottavo di finale. Il direttore di gara ha vinto, meritando forse anche nel secondo tempo, il PSV in rimonta. E qui, quando parlavamo di problemi dell'Atletico, qualche blackout, ogni tanto parlavamo per l'appunto di quello che poi è stato evidenziato nella seconda parte di questa sfida. Doppietta per Massimiliano Romero, che sicuramente, insomma, al ritorno dovremo marcare un po' meglio, ma al ritorno dovremo sistemare tante cose e giocare un po' più decisi. Salve a tutti ragazzuoli e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera in un luogo diverso, ma che ormai state imparando a conoscere perché è la casa dove attualmente sono a Milano. Peraltro non ho mai registrato la carriera qui. Il mio coinquilino dice: no, tranquillo, registra, tu puoi urlare. Io ho paura che mi cacciano perché siamo in un palazzo, quindi dal primo urlo stile Cantè mi sa che sono uccelli senza zucchero. Detto questo, catapultiamoci di là. E ormai io ero abituato a guardare voi, invece comunque devo guardare di là adesso, stile vecchi tempi, perché torna la Champions con il ritorno contro il PSV Eindhoven dopo la sconfitta dell'andata per 2-1 in Olanda. È una sfida molto importante che sarà decisiva per la nostra stagione. La Champions non è un obiettivo concreto, ma comunque vogliamo onorare la competizione ed arrivare fino in fondo. Quindi andiamo a vedere subito il calendario di questo episodio, perché ora, in base al passaggio o meno del turno, capiremo se si può fare tutto il mese di marzo. Se no, le classiche 3-4 partite, quindi sicuramente PSV, Eibar, Levante e Valencia. Poi chiaramente vedremo come si svilupperà il tutto. Senza perderci in chiacchiere, prima di partire con la gara di ritorno degli ottavi di Champions decisiva, vi ricordo di seguirmi su Instagram per restare aggiornati sempre su tutto quello che faccio, se vi interessa, se no fate come vi pare, anche perché ci sono tanti progetti ultimamente che partiranno dopo la fine di questa serie qui di cui abbiamo già parlato. Quindi seguitemi, vi ricordo anche di scaricare OneFootball per rimanere aggiornati sull'Atletico Madrid se siete appassionati, o su tutte le squadre praticamente del mondo, perché con OneFootball, che è la migliore applicazione su tutto il mondo del calcio appunto, avete la possibilità di essere aggiornati su calciomercato, risultati in tempo reale, notizie, formazioni, colpi di scena, ultima ora, insomma tutto quanto, e ovviamente la trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, possiamo partire con l'episodio. Mettetevi comodi, patatine e popcorn, e partiamo. Vamos colchoneros. Non è questione di obiettivo concreto, né tantomeno di 90 minuti che valgono una stagione. È questione di voler onorare la competizione più bella del mondo, con la consapevolezza che di fronte a noi c'è un avversario forte, ma con l'altrettanta consapevolezza che siamo forti anche noi e che la rimonta è possibile. Buonasera dal Wanda Metropolitano di Madrid, benvenuti al ritorno degli ottavi di Champions. L'Atletico ospita il PSV Eindhoven volendo rimontare il 2-1 dell'andata. Sarà difficile perché saranno ben messi in campo, ma noi abbiamo fame, voglia di rimontare, e allora ci proveremo con questi 11 che vedete, che fanno la foto di rito. C'è De Jong, giovane di talento arrivato proprio dall'Olanda dove gioca il PSV, c'è il capitano Saul, a segno nelle ultime settimane, ottima la sua prova all'andata, non ha segnato lui, ha segnato Antoine Griezmann, che ovviamente è alla tre quarti alle spalle di Moise Kean, altra novità rispetto all'11 visto due settimane fa in Olanda. Perché? Perché due settimane fa in Olanda si infortunò Giovanni Simeone, che starà fuori fino alla fine della stagione, quindi onoriamo anche il Ciolito. C'è Kean che applaude le mani per magari regalare un'ipotetica finale di Champions a Simeone, come fu con Ziyech ai tempi del Dortmund. Ma bando alle ciance, la tocca Moise Kean, è partita Atletico contro PSV, il ritorno degli ottavi di Champions. Fra Kean c'è anche il movimento di Gelson Martins, è spostato e prende il fondo, vuole metterla sul secondo palo per Insigne, che arriva a staccare, trova solo l'esterno della rete, primo squillo dei colchoneros. Di testa Saul, ancora De Jong che la gira per Griezmann, occhio che Insigne è solo a una batteria, prova a sfruttarla, entra in area, sempre Insigne che la mette al centro e Gelson se l'è mangiato. Quando il cronometro segna 20 minuti, sempre 0-0 al Wanda, con Griezmann che però ha visto il movimento di Gelson e quindi imbuca la difesa del PSV, corre il 18, affonda e calcia in porta, poi c'è Kean, dopo il tocco di Unnerstall, la mette dentro per l'1-0 dei colchoneros. Ancora Moise Kean, momento di forma incredibile per il 20. Proprio Kean che sostituisce Simeone, entrato al posto del Ciolito al 40esimo della sfida d'andata, potrebbe decidere quella di ritorno, perché in questo momento l'Atletico è ai quarti. Poi il pallone buono per Gutierrez, c'è il solito Lucas Hernandez,
Ogni tanto si improvvisa anche difensore centrale. Poi c'è un buco pazzesco proprio centrale per il PSV. E quindi Griezmann alza il sinistro, la mette sotto l'incrocio dei pali. Atletico 2, PSV 0. È forse il gol della serenità, non della tranquillità, perché ci ricordiamo che cosa è successo con il Girona. Ed è anche l'ultimo atto del primo tempo, 2-0 per un Atletico padrone. Poi si è ripreso, intanto Pereiro in buca, un buon pallone per Salvio, siamo scoperti dalla parte opposta, se ne accorge Salvio e Bergwijn va al volo, ma probabilmente non era la scelta migliore per le sue qualità. Poi Pereiro si gira in buca a sua volta molto bene per Bergwijn, che calcia su Oblak, bravo a rispondere, calcio d'angolo, ma qui poi si arrabbia giustamente perché eravamo fermi. Occhio a Pereiro però, che apre verso Salvio, Lucas Hernandez se l'ha dimenticato, e allora cross pericoloso sul secondo palo, rimesso al centro, e arriva il gol del 2-1, lo segna proprio il neo entrato con la maglia numero 28, Lammers, che riapre partita e discorso qualificazione. In questo momento, più che altro, si andrebbe ai supplementari. Parte parecchio dalla bandierina verso Alderweireld e il pallone finisce in porta su un errore clamoroso tra portiere e difensore. La testa di Alderweireld che festeggia così il gol forse più importante della sua stagione, quello del 3-1, quello che adesso sì, a poco più di 10 minuti dal 90esimo, potrebbe regalarci il quarto di Champions. Ma il recupero finisce e la partita pure! Finisce con il 3-1 dei Colchoneros che passano il turno, esulta il Wanda Metropolitano, eliminato un buon PSV, pessimo rispetto alla partita d'andata anche per la gestione che hanno dato un po' troppo alla buona, ma anche merito nostro che avevamo fame di passare questo turno, ci siamo riusciti, Atletico ai quarti di Champions League. Ci sono comunque dei colpi di scena perché il Real Madrid, che incontreremo proprio in finale di Coppa del Re, esce per i gol in trasferta contro lo Sporting, aveva perso 2-0, non basta quindi il 3-1 del ritorno. Barcellona che invece rimonta la Lokomotiv Mosca, passa il Tottenham contro il nostro Borussia Dortmund, e questo mi dispiace, mi sarebbe piaciuto riaffrontare il Dortmund in Champions League. E qui devono ancora giocare, ci sono le italiane, ci sono ben 4 italiane, Juventus, Roma, Inter e Napoli, vediamo. Ovviamente dovremo aspettare però la prossima settimana, e quindi in mezzo la gara contro l'Eibar in trasferta, importantissima per il cammino dei Colchoneros al vertice in questa stagione. Eibar peraltro, come avete visto in basso, che è al quinto posto, 44 punti, ne ha un po' di meno rispetto a noi, 10 esattamente, ma è comunque in zona Champions, quindi sta facendo molto bene. Va Kopic sul primo palo, vola Demiral e sulla linea la prende Hernandez. L'Atletico soffre, partita divertente, sempre 0-0. Adesso è il nostro momento con Gelson, occhio a Insigne dimenticato, lancio perfetto per Insigne, controllo a seguire altrettanto bello, poi sinistro, Oir dice di no, poi non crossa, arriva adesso il traversone verso Ervias, lo mette fuori Saul, poi fallaccio su Insigne da parte di Escalante, da dietro, entrata brutta al 28esimo, attenzione al cartellino che è rosso, Eibar in 10, entrataccia da parte del numero 5 dell'Eibar che si è suicidato qui. Insigne penso che gli stia dicendo, ma come deve, cioè come ti è venuto in mente una cosa del genere? Va lungo Cote, controllo volante di Osako che diventa un assist, poi va la buona per Ervias con il destro che si spegne sull'esterno della rete, poi si arresta e ricomincia da Moya. Griezmann in zona tiro, può pensarci, sinistro deviato da Demiral, palla in porta, passa l'Atletico Madrid al decimo del secondo tempo, sempre con le Petit Diable, quando conta, segna sempre il numero 7, 1-0. E poi Saúl, cerca dentro, Griezmann non lo trova, poi Moya lo trova adesso, la gira per Pulisic, al volo con il destro, in posizione regolarissima, 2-0 per un Atletico Madrid che adesso gioca sul velluto, anche Christian Pulisic dalla panchina. E finisce così con l'Atletico che vince 2-0, un Eibar che ha tenuto comunque bene il campo per un'ora, poi alla lunga si è fatta sentire anche l'espulsione maturata nel primo tempo. In un lampo Griezmann e Pulisic l'hanno risolta, del resto quando hai i campioni e li devi avere per ambire allo scudetto è normale che vada così. E qui le notizie sono due, la prima è che il Real Madrid ha pareggiato e quindi siamo da soli in testa alla classifica alla 26esima di campionato, è ancora presto, però comunque siamo a +2 e guidiamo noi la Liga.
L'altra è meno bella, in realtà, perché Kimpembe starà fuori 3 settimane per uno stiramento al quadricipite, come leggete, per questo intervento che state vedendo adesso sotto di me. In pratica, lui durante la partita fa un passaggio e si stira il quadricipite in questo modo. Succede anche questo a FIFA, è pazzesco. Però noi andiamo avanti per la nostra strada, intanto di 3 giorni, perché vorrei capire cosa fanno le italiane e contro chi giochiamo in Champions. E poi ovviamente giochiamo anche contro il Levante. Sarà il Manchester United il nostro avversario. E qui mi piace perché i veterani, e quindi praticamente tutti, sanno che noi il primo anno siamo usciti ai quarti contro il Manchester United. E quindi rincontrare il Manchester United ai quarti mi piace, sono onesto. Affronteremo l'andata in casa nostra, la Juventus che è passata, così come il Napoli non è passata alla Roma perché c'è il Liverpool che era l'avversario dei giallorossi. Dopo il passo falso del Real Madrid che ha pareggiato 2-2 in casa con il Girona, l'Atletico è a più 2 in testa alla classifica ed è il 14 marzo, è iniziato il rush finale già da qualche settimana, stiamo conducendo noi un campionato che ci vede anche con il miglior attacco come vedete, ma conta poco perché conta essere lì sopra. Ripeto, ci siamo, ma è vietato sbagliare perché arriva il Levante che sicuramente proverà a farci la festa. Ovviamente 11 titolarissimo, quello che scende in campo alla Wanda Metropolitano. Lucas Hernandez converge, movimento di Saul, palla per Griezmann. Sinistro di Griezmann, con deviazione di Vitor Hugo, primo squillo dell'Atletico Madrid, ovviamente. Lì vicino Saul, visto e servito, va dentro Ken, suggerimento è per Ken, di prima per Griezmann. Sinistro sul palo, dopo il tocco di Kvyat, palla in calcio d'angolo. Palla che si impenna, poi Saul la raccoglie, Griezmann al volo con deviazione, ancora palo. Le mani insigne da Hernandez, poi Saul, lascia De Jong, Arnold non sale, De Jong ci pensa, rimbuca per Saul, fuori da Griezmann! Eccolo qui! Quando conta, segna sempre Antoine Griezmann, 1-0 Atletico. L'arbitro fischia 3 volte, la partita è finita, altri 3 punti pesantissimi per l'Atletico Madrid che vince 1-0 soffrendo. Contro un buon Levante, soffrendo perché sicuramente abbiamo giocato una partita migliore rispetto a quella che hanno fatto loro, però anche gli interventi di Kvyat, le chiusure sul più bello dei difensori, e quello vuol dire giocare una bella partita. Sono 3 punti, gli stessi magari che il Real aveva perso in parte la settimana scorsa con il Girona. E beh, nel girone d'andata l'abbiamo perso, scusa il gioco di parole, spesso e volentieri. Oggi invece proprio contro un avversario col quale avevamo pareggiato 2-2 all'andata in maniera sciocca abbiamo vinto. E quindi bene così, vediamo cosa ha fatto il Real. E il Real si ferma ancora, questa volta cade 2-1 in casa del Rayo Vallecano e quindi mancano 11 giornate alla fine del campionato. L'Atletico è 5 punti sopra. Questo è sicuramente un risultato molto importante in un momento importante della stagione perché tornerà la Champions, ci sarà un quarto di finale tra non molto, tra un mesetto scarso contro il Manchester United e quindi è ovvio che sia importante macinare punti in questa parte di stagione. Quello che non sta facendo il Real Madrid e quindi noi ovviamente siamo contenti per questo, direi che possiamo andarci a giocare la prossima partita, ovvero quella contro il Valencia, Valencia che è terzo in classifica, Valencia che abbiamo già trovato in Coppa del Re, soffrendo ma passando il turno, giochiamo a Mestalla e vediamo che succede. Sempre meraviglioso il colpo d'occhio sul Mestalla, torniamo a giocare qui dopo aver affrontato questo avversario in una splendida serata che ci ha raccontato il nostro amico Luca Toselli di Coppa del Re, finì 2-2, fu una partita proprio non consigliata, non adatta ai deboli di cuore perché ci fu un gol dietro l'altro, forse il Valencia giocò anche meglio rispetto a noi e quello fu un po' il passaggio da un momento della stagione in cui concedevamo tanto, in cui giocavamo spesso e volentieri con sufficienza, ad un momento della stagione in cui siamo anche cresciuti e maturati. Poi Koke Inbukka, bene per Thomas Müller, occhio all'Atletico dietro, corre il 35, punta che lo salta anche e poi Oblak, e poi Oblak, come in quel quarto di finale di Coppa del Re. Fuori poi per De Jong che ci pensa e va col destro, Neto respinge e Piccini allontana. Ci arriva invece Solano con la punta, tocca per Insigne, l'Atletico riparte, Lorenzo sterza e Inbukka per Gelson che può puntare Neto, area di rigore, va in porta, Neto si allunga e Balbuena salva tutto. A saltare di fatto Alderweireld. Benedetto dentro per Soler. Si allunga ancora Oblak. Correa. Sta tagliando Pareco. Eccolo qui. Riesce a girare per Saul. Moyà.
Ok, ancora il movimento da parte di Pareco. Si è aperto il Valencia, palla interna per Correa, area di rigore, vuole affondare, controllo di troppo. Poi sinistro tra le braccia di Neto. Non un gran controllo, è stato un po' macchinoso lì Correa. Poi Müller la fa passare, crosserà e quel pallone morbido verso Benedetto che chiude, Alderweireld da lontana e quindi ancora 60 secondi, palla verso Pareco che la gira per Correa, c'è Capo per il 10 che può partire, c'è Celso dalla parte opposta e Ken centrale, la porta Correa che sta andando vicino alla bandierina, poi il tocco per Pareco che cerca Ken e non lo trova a questo punto. Il recupero è finito e la partita anche 0-0 alla Mestalla tra Valencia e Atletico Madrid. Risultato giusto, è vero, ma risultato che frena un po' la corsa di un Atletico che sembrava lanciatissimo fino a 90 minuti fa e a questo punto dà nuova linfa al Real Madrid che qualora dovesse vincere, perché poi magari si suicidano e non ne vincono più una, ma quello dovesse vincere torna a -3 e quindi campionato più aperto che mai, ma era normale che fosse così. E intanto vi confermo che il Real Madrid ha vinto, torna a -3, la nostra prossima partita è contro il Barcellona, quarto a 51 punti, ma ripeto, è contro il Barcellona, quindi facciamo attenzione perché il campionato, signori, non è chiuso. Noto con piacere che Griezmann ha 13 gol a pari punti, a pari gol con King 13, mentre Moyego diventa 1,73 e quindi lanciatissimo le Petit Diable verso la scarpa d'oro della Liga Santander. Noi siamo lanciati sì verso il titolo, ma dobbiamo stare attenti. È una sfida mai banale, è una sfida che nel 2014 voleva dire scudetto per i colchoneros. L'ultima giornata di campionato al Camp Nou, la lotta era proprio tra Atletico e Barcellona. Finì 1-1 grazie a una zuccata vincente di Godin e lo scudetto rimase all'ombra di Madrid. All'ombra di Madrid molto probabilmente ne sarà anche quest'anno se lo giocano Atletico e Real. E quindi questo, quello della 29esima giornata di campionato, potrebbe essere l'ultimo vero scoglio per la squadra di Marconi, perché al Wanda Metropolitano arriva il Barcellona e quindi non bisogna assolutamente sbagliare. Questa è la classifica, anche se francamente non so perché la grafica di FIFA ci faccia vedere l'ultima parte, né Barcellona né Atletico hanno interesse di guardare dall'undicesima alla ventesima posizione, ma grazie FIFA sei meraviglioso anche per questo. E quindi torniamo concentrati come Ter Stegen che proverà a salvar tutto, anche memore dell'eliminazione del suo Barcellona all'ottavo di finale di Coppa del Re quest'anno proprio per mano dell'Atletico che vinse 4-2 la sfida andata qui e 2-1 quella di ritorno al Camp Nou. Insomma, le motivazioni stasera non mancheranno. Questo l'undici colchonero con Oblak tra i pali, Hernandez, Ake per Kimpembe che non è ancora rientrato, Alderweireld e Arnold in difesa, Saúl e De Jong come sempre a guidare il centrocampo. Questo è il tridente inedito, Correa a sinistra, Insigne dietro a Ken, anzi dietro a Griezmann perché Ken non è al meglio, e poi Gelson a destra, lo avete visto, quindi Antoine Griezmann che è in un momento di forma strepitoso, 13 gol in campionato, ne ha fatti tanti di fila nell'ultimo periodo, giocherà centravanti. Questo è il Barcellona, la linea difensiva dopo aver visto Ter Stegen tra i pali, Pogba, Pereira e Arthur a centrocampo, occhio soprattutto al brasiliano oltre che chiaramente a Pogba, e poi il tridente offensivo che avete visto, ma ora è tutto pronto, la tocca Griezmann, l'attesa è finita, è l'ultima gara dell'episodio, è la 29esima di Liga, è Atletico contro Barcellona. Coutinho vuole partire, tocco orizzontale da Pogba, prova le finte, ha chiuso De Jong, la palla resta ancora tra i piedi di Coutinho, al cross sul secondo palo, Hernandez chiude, Saúl allontana, brivido Atletico, primo squillo della Barcellona, non una vera palla gol, quella che invece vuole provare a creare in contropiede dell'Atletico con la corsa di Gelson Martins, al centro Griezmann, corre il 18, che sterza, evita anche la scivolata e mette il cross per Saúl. Griezmann in zona, vuole dialogare con Insigne, l'appoggio ancora per le Petit Diable, limite, arriva pure Saúl, palla per Saúl, Ter Stegen, bolide del capitano, risponde presente il tedesco. Coutinho, Arnold gliela porta via. E allora forse c'è tempo per un'ultima azione dell'Atletico. Palla verticale per Griezmann, posizione regolare per Griezmann, che calcia a giro e la mette sul fondo. Palla gol clamorosa al tramonto del primo tempo, che finisce qui. De Jong, la porta, troppo, infatti la perde. Attenzione alla contropiede del Barcellona con Malcolm. Si muove Cucurella che si inserisce da dietro, poi la sponda, ancora Malcolm, Cucurella in area, va in porta Oblak! E poi attenzione al rimorchio, Messi rimpallo, sta uscendo in fallo laterale il pallone. Rimessa per noi, brivido al 67esimo col Barcellona ad un passo dall'1-0.
Occhio che si addormenta Arthur. Parego ringrazia e gli porta via il pallone. Poi Griezmann non ci arriva. Parego però ci torna ancora. Cerca Griezmann con la punta. E quindi Correa. Chance clamorosa. In area. Va in porta! Va in porta! Angel Correa al 79esimo. È il gol forse più importante della stagione. 1-0 Atletico. Sull'errore clamoroso in disimpegno del Barcellona. Ringrazia Griezmann. Apparecchia per Correa che la mette alle spalle di Marc-André Ter Stegen. Atletico 1, Barcellona 0. Può correre ancora, due di recupero già trascorsi con Insigne che è in zona. Arriva ancora da Correa, non passa il pallone, ma Insigne se lo ritrova lì proprio all'ultimo secondo della partita per tenerla in zona bandierina. Sempre Insigne contro Koulibaly, due ex compagni al Napoli. Alla meglio il 24 che non molla, Koulibaly è sempre lì, gliela porta fuori. Finisce qui, fischietto in bocca. Atletico batte Barcellona 1-0, quello che contava, il gol di Angel Correa e l'abbraccio tra il 10 e Ken che è entrato per dare una mano nel secondo tempo. Poi Parejo che ha preso la fascia al posto di Saul dall'altro capitano Busquets a terra per la disperazione. È vero che il Barcellona avrà tante altre possibilità per centrare quel quarto posto al termine di una stagione sicuramente deludente per quelle che sono sempre le ambizioni della Barcellona. L'Atletico con questa vittoria dà un segnale pesantissimo.